Allora, ancora grazie Fausto, ogni volta. Scusa, scusa, io c'ho davanti una piccola rettangolo bianco con scritto: questa riunione viene registrata dall'organizzatore. Scrivo sotto, accetta, schiaccio. Perfetto, ci siamo. Perfetto, allora ancora grazie Fausto per aver accettato questo invito, fare due chiacchiere che trasformeremo in un articolo che mandiamo alla rete europea. E l'argomento su cui mi piaceva ragionare con te era un po' questo dell'antifascismo. Veniamo dal 25 di aprile, le polemiche suscitate dal Presidente del Senato prima, da esponenti del governo in maniera ripetuta, ci fanno un po' pensare alla fase che stiamo vivendo sicuramente, ma diciamo all'origine del fascismo, che in realtà non è più, o non è mai stato un movimento che guardava dietro l'anziano regime, la ricostruzione di un potere organico, ma diciamo era una proiezione verso il futuro di qualche cosa di nuovo. Allora questa fase che stiamo vivendo in Italia e in Europa, ci suggerisce qualche cosa rispetto al nuovo fascismo, una nuova idea di destra reazionaria che viene incarnata, anche se in maniera diversa, di forme, nelle varie nazioni, attraverso appunto questa autocrazia, un'organizzazione rigida e senza nessuna possibilità di dialogo sociale. Intanto grazie per il tuo e vostro invito, come sempre molto gradito. Ma guarda, intanto io vorrei partire da due premesse. La prima è che in Italia i conti fino in fondo con il fascismo la Repubblica non è mai riuscita a fare. Cioè in più condizioni, in diversi cicli, si è riproposto in forme sempre diverse l'antitesi tra fascismo e antifascismo, in forme diverse. E, la stessa cultura antifascista ha avuto un andamento sinusoidale, in certi momenti assolutamente egemone, travolgente, frutto anche di una rinascita. È così all'inizio degli anni 60, è così nel lungo ciclo aperto dal 68 e 69, e c'è dei momenti in cui, dei periodi in cui invece resiste contro un tentativo di o di cancellazione o di manomissione o di ridimensionamento a memoria antica e storica. E qui siamo di fronte a un nuovo tornante. Adesso, per ragioni di brevità, non ricordiamo quelli precedenti, ma solo per dare un'idea di come non è mai stata acquisita per sempre l'egemonia dell'antifascismo, vorrei ricordare che la rivolta antifascista contro la scelta del governo Tambroni di consentire il congresso del Movimento Sociale Italiano nella città medaglia d'oro della Resistenza a Genova, la rivolta che scaturisce, che porta una nuova generazione in piazza a manifestare con le insegne della nuova Resistenza, ora e sempre Resistenza, secondo il dettato della lapide apposta a Piazza Galimberti a Cuneo, beh, veniva dopo che l'antifascismo era stato sommerso. Una canzone importante nella storia della mia generazione, quella per i morti di Reggio Emilia, scritta da Fausto Amodei, canterà di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Quindi
venivamo da chi si era già scordato di Lucio Galimberti e approdiamo alla rivolta che impedisce il congresso al Movimento Sociale Italiano. Questo solo per significare come la contesa si è riaperta più volte. Adesso si apre in un territorio totalmente inedito. Perché inedito? Adesso non stiamo parlando dello scenario mondiale di cui pure bisognerebbe parlare, o di quello europeo. Per stare in casa nostra, ci sono due fatti che segnano la fine di un lungo ciclo, quello del dopoguerra italiano, e l'apertura di un nuovo ciclo politico, caratterizzato da due fatti nuovi. Il primo, il governo di destra. Il governo della destra, non di una qualche destra camuffata, un po' di destra, un po' no, un po' di destra, un po' populista, un po' di destra, un po' liberale. No, un governo integralmente e interamente di destra. Il secondo elemento è, per la prima volta nel dopoguerra, l'assenza di una sinistra politica di classe, cioè anticapitalista, del movimento operaio, diciamo così, ecco, di origine del movimento operaio. Questi due fatti segnano la nuova fase. In questa fase il governo delle destre lo è per molte ragioni, almeno per tre. La prima, portatrice di una politica economica strutturalmente neoliberista. La seconda, il recupero dei suoi elementi corporativi in difesa dei clienti. E la terza, secondo me fondamentale per il governo di destra, una grande offensiva ideologica. Cioè a questa destra non basta, diciamo, l'ideologia che è stata dominante, quella del mercato, non avrai altro Dio fuori che me, non c'è alternativa, non le basta. Vuole fare un'operazione culturale su questo elemento di dominio capitalistico, cioè come in una pianta, no? immettere un elemento permanente di questo assetto conservatore e reazionario. Che cosa? L'abbattimento della cultura politica che si può opporre a questo tentativo in nome di una delle grandi storie del paese, cioè l'antifascismo. L'antifascismo, che cosa è temuto dell'antifascismo? Sì, certo, il ricordo, ma molto più del ricordo, il sistema di valori. Quello che è trasmesso dalla Costituzione, ma che può vivere o morire. Altro tema, come l'antifascismo, anche la Costituzione in Italia non è data una volta per sempre. È oggetto stesso della contesa. Ci sono paesi in cui, quando è fatta la Costituzione, è fatta per sempre. Ci sono paesi come l'Italia, quando è fatta la Costituzione, nasce il problema di cosa, come diventa viva e se può diventare viva. In ogni caso un deposito democratico. Questo deposito democratico tu lo incontri, sempre puoi vivere, sul tema della lotta alla diseguaglianza, sul terreno della dignità del lavoro, sui diritti della persona, delle diversità delle persone, sul tema dell'accoglienza, sul tema della solidarietà, sul tema della scuola pubblica, della pace. Questo deposito è un ingombro. La destra ha deciso di togliere di mezzo questo ingombro. Insisto, perché la mia posizione, vorrei che fosse precisa, non è il ritorno del fascismo. Questa destra non pensa l'impossibile, cioè il ritorno del fascismo. Pensa ciò che purtroppo è possibile. La sconfitta dell'antifascismo, la cancellazione dell'antifascismo dalla storia attuale e concreta del paese. E usa tutti i mezzi, adesso per farla breve. Uno è quello della politica del governo, intanto. Un governo che secondo me cerca una collocazione precisa su questo tema, che è quella che più volte abbiamo chiamato la fascismo, la privativa.
a fascismo. Ma è, come dire, l'acqua in cui ne nuota per impedire di dover rispondere alla domanda: ma siete antifascisti? Tu, Presidente del Consiglio, tu, governo, sei antifascista secondo il dettato implicito nella Costituzione Repubblicana, che è la traduzione in Costituzione della cultura antifascista? Per evitare questa domanda, la risposta a questa domanda, hanno costruito questo ambito che possiamo chiamare fascista. Da questo ambito, che è quello che, diciamo così, tutela il governo dalla domanda per loro impossibile dichiarati antifascista, muovono, questa è la flotta, muovono le navi corsare che vengono portate al coperto di questa operazione all'attacco dell'antifascismo. E allora addirittura il Presidente del Consiglio, non un militante sparso, può negare il carattere antifascista dei martiri delle forze ardiatine, chiamandoli italiani, con un'ipocrisia palese. Perché certo, come dice lei, ma perché non sono italiani? Sì, già, ma il piccolo problema è che erano italiani anche quelli che erano complici con chi li uccideva. E sulla scia di questa responsabilità, che è propria del Presidente del Consiglio, come a dire andate avanti, vanno avanti. E allora il Presidente del Senato, in memoria di essere la seconda carica dello Stato che potrebbe essere chiamato a sostituire il Presidente della Repubblica, dice le nefandezze che ha detto su Via Rasella, cioè su un atto di combattimento partigiano in grazia al quale il comandante in capo delle forze americane alleate ha detto: così gli italiani si sono guadagnato l'onore di essere dei combattenti. E allora siamo di fronte, ecco questo voglio dire, siamo di fronte a una strategia, non a colpi di mano sì, orribili, ma no, separati, no, sgangherati, sì, ma iscritti in una strategia che appunto è come obiettivo quello di demolire l'unica religione civile di questo paese, che per essere evoluzionista può sempre rinascere, può andare sott'acqua, ma può sempre riemergere, perché appunto ha a che fare con la storia e l'identità del popolo italiano. Quindi è una tensione dura quella che si propone, e io francamente non vedo un combattimento all'altezza della situazione. Io sono molto contento delle cose del 25 aprile, delle manifestazioni, che sono, diciamo, sono cresciute rispetto agli anni scorsi, come se una parte del popolo italiano avesse percepito che è aperta questa contesa, e allora ci schieriamo. Questo è un elemento molto incoraggiante. Ma questo elemento molto incoraggiante, che va, come si può dire, alimentato con un lavoro politico sistematico, guardando sia i grandi movimenti di massa, sia i singoli episodi che crescono nella società civile in forme di scuole, di attività educative, di iniziative sulla storia del paese, di rimessa in circolo delle culture antifasciste, delle canzoni, della letteratura, occasioni di dibattiti, di incontro, appunto perché si è riaperto lo scontro tra fascismo e antifascismo, laddove il fascismo non è in campo, ma è sostituito da questo schema che ho cercato di illustrare, a cui ha affidato il compito di sconfiggere l'antifascismo, cosa che non potrebbe essere fatta da una riedizione del fascismo, evidentemente, e che quindi sceglie un terreno che ritiene a sé più propizio, e tocca a noi a smentirlo. Però ci vogliono anche atti coraggiosi, anche simbolici. Il simbolico è importantissimo nel nostro tempo. Allora, se presiede la Russa, tu, senatore democratico e antifascista, perché non esci dall'aula? Dimostrando così che tu non accetti che questo senatore della Repubblica possa rappresentare tutta l'Assemblea. E lo strappo fatto con le numerose manifestazioni di rifiuto della frontiera antifascista chiederebbero, secondo me, che i parlamentari democratici rifiutassero
la sua legittimità di presidente. Naturalmente da senatore potrà continuare a dire le sue anche orribili posizioni, ma non in mio nome. Grazie. E come vedi invece la risposta, diciamo, politica, che tu appunto hai già accennato non esserci nella, diciamo, nel paese, di fronte a questo, una possibile riedizione di un fronte antifascista? Ecco, questo mettiamola un po' così, secondo te è una cosa... No, io no, penso che non sia possibile, perché il fronte richiede un'alleanza di forze. Il fronte antifascista, sia nella storia lontana, era l'alleanza di partiti prevalentemente di sinistra, anche se non solo, magari in conflitto sino a ieri, che in nome del nemico comune si mettono insieme. Se nel fronte antifascista poi, per esempio, arriverà in Italia il primo governo Parri. Perché l'alleanza era di forze in campo, rappresentative del popolo, che si mettono insieme, determinando così le condizioni per una visibile, concreta, manifesta unità di popolo. Ma oggi chi mette insieme perché sia in grado di significare l'alleanza di popolo? E allora, secondo me, bisogna rovesciare la piramide. Non so se si possa chiamare fronte, forse coalizione, ma la coalizione non delle forze antifasciste, la coalizione per l'antifascismo deve essere questo processo che abbiamo cercato prima di descrivere, fatto di iniziative, di studi, di elaborazione, di ripresa, di una rinascita del pensiero antifascista, della sua alimentazione, sia con il ricorso alla storia che con il ricorso al riaggiornamento costituzionale, anche per indagare ciò che è vivo e ciò che è morto, non dell'antifascismo che è vivo, ma dell'antifascismo tradotto in Costituzione e Costituzione tradotta in realtà concreta del paese. Insomma, un antifascismo vivente nella contesa anche economico, sociale, politico e culturale. Ecco, con una dialettica, dico, perché senza immaginare dei meccanicismi, automaticismi. Per cui io penso proprio a una rinascita dell'antifascismo, piuttosto che al fronte. Perfetto. E un'ultima cosa che volevo chiederti è un po' di scenario, diciamo, proprio allargato. Tu vedi qualche cosa di simile anche a livello europeo? A livello europeo, il livello europeo meriterebbe, è proprio una riflessione strutturata e organica, perché molte cose si muovono sul fronte politico istituzionale, no? Si muovono senza che si propongano significativi cambiamenti. Ma la crisi mondiale, che le guerre rendono manifeste, ma che si possono leggere su tutti i terreni e che si possono riassumere in una sistematica instabilità di tutte le relazioni economiche, culturali, sociali, nazionali, sovranazionali. Dicevo, si può anche chiamare ingovernabilità, questa ingovernabilità del mondo, che naturalmente, come sappiamo noi, è indotto proprio da questo tipo di capitalismo, no? Finanziario globale, ma che ha anche uno specifico politico su cui è costruito. Si pensi per esempio allo scontro strategico tra Cina e Stati Uniti d'America, che è come se questo cuneo si introducesse nel corpo vivo del mondo intero, sconvolgendo tutti gli equilibri, facendo rinascere nazionalismi e supranazionalismi,
che alimentano guerre, ma anche tensioni di ogni genere. Questo mondo disordinato, che ha smentito totalmente le previsioni degli apologetici della globalizzazione, totalmente, invece dell'ordine della globalizzazione capitalistica, il disordine della suo incerto cammino, del suo incerto cammino. Questa condizione si riverbera in Europa schiantando persino le apparenze di un'Europa unita. Guardate, in pochi mesi è cambiato il quadro. Questa Europa che sembrava trovare qualche elemento promettente dopo un periodo disperante, quello dell'austerity, a ridosso dell'emergenza del Covid, che sembra ritrovare la possibilità di un intervento espansivo, che dopo chiamare keynesiano, però indubbiamente costituiva un elemento di separazione dal ciclo dell'austerity, e che sembrava annunciare anche un qualche cammino in sviluppo di quella ipotesi, sempre naturalmente dentro l'ordine del primato del mercato, non c'è dubbio su questo, ma tuttavia, diciamo, con una posizione anticiclica rispetto alla crisi, va in frantumi. E va in frantumi al punto tale che le due locomotive dell'Europa reale, quella da cui è nata l'Europa reale, l'Europa di Maastricht, cioè, l'Europa dei governi, l'Europa intergovernamentale, cioè la Francia e la Germania, decidono di cominciare un proprio cammino che non so dove porterà. Nel frattempo accadono dei fatti nuovi, secondo me, giganteschi. Ritorna in campo la rivolta a pieno titolo. Cioè viene smentita la tesi secondo cui, che è stata la tesi corrente, che è la tesi corrente, con questa composizione sociale del capitale e del lavoro, il conflitto di lavoro è inagibile per tutte le ragioni che i sociologi ci hanno spiegato milioni di volte. Poi invece accade che addirittura le lotte sociali di lavoro mettono a suo quadro l'onda al punto tale che l'Inghilterra deve inventare un termine per definire quell'eccezionale Natale di lotta. Strike mass, il Natale dello sciopero. Poi siete disposti, vai in Francia e vedi cosa è successo: 11-12 scioperi generali, aperta parentesi, chiusa parentesi. Rimane da capire perché non accade il contagio con l'Italia, ma questo sarebbe un tema che da solo vorrebbe un seminario, almeno meglio un convegno. Ma tuttavia la rivolta è in campo, perché a Lisbona parte una mobilitazione enorme, fortissima, sul tema dell'aumento dei prezzi delle case. E Parigi è invasa, abbiamo detto 10-12 scioperi generali, ma Parigi una volta alla settimana è sottoposta a un movimento di lotta anche aspro, persino violento, che non si capisce come il giorno dopo Parigi resti intatta, per dire della portata. Allora, l'Europa della cupola è in crisi, fatica molto, ma persino nei provvedimenti immediati, come si vede recentemente, persino su questa questione che sta precipitando di un intervento europeo per ridisegnare il patto di stabilità, non riescono a trovare un'intesa. E c'è il rischio che se non l'intesa, una quasi intesa, si ritrovi questa volta ritornando in qualche modo al ciclo dell'austerità, o quasi, cioè mettendo tra parentesi e chiudendola la fase dell'espansione o della politica anticiclica. Mentre succede questo, riprende in scena la rivolta. E io credo che di questo dovremmo occuparci. Non ho suggerimenti da dare,
ma diciamo, se ne dovessi e potessi dare uno, direi, sapete cosa c'è? Per un momento occupiamoci meno di loro e occupiamoci un po' più di noi. Grazie Fausto, grazie. Grazie a te Roberto, grazie a te e a voi. E ci sarebbero talmente tanti spunti che continuerei all'infinito, però mi fermo qui per oggi. Grazie. No, ma complimenti per il tuo lavoro e per il vostro lavoro. Grazie ancora. Ciao Roberto, ciao.